Da un lato abbiamo registrato in questo 2019 una sensibile diminuzione dei fenomeni più aggressivi dal punto di vista del patrimonio, quindi i furti, le rapine, le estorsioni. Dall'altro lato però registriamo costantemente un aumento dei reati commessi nell'ambito familiare e quindi questo, diciamo, ci impone un'azione di prevenzione assolutamente differenziata e adeguata soprattutto a contrastare le varie forme. C'è una novità molto interessante per quanto riguarda la violenza nei confronti delle donne. Beh, l'introduzione del pacchetto normativo denominato convenzionalmente codice rosso ci ha dato indubbiamente degli strumenti di intervento estremamente efficaci e la possibilità, sotto il coordinamento efficace e costante dell'autorità giudiziaria, di poterli perseguire. I dati indubbiamente da agosto in avanti ci danno uno spaccato nettamente in aumento, ma non è un dato in aumento perché sono in realtà in aumento i fenomeni, ma quanto perché soprattutto le vittime hanno capito che denunciando questi reati vi è la possibilità di intervenire efficacemente e a loro sostegno. Invitiamo sicuramente le persone a rendersi conto che comunque è importante adottare ogni precauzione, ogni sistema possibile per poter coadiuvarci nel ricercare forme di sicurezza partecipata, assistita, anche per esempio nel momento in cui si colloca un allarme domestico, anche si ha la possibilità di poterlo collegare al 112.